con il pallone per Ryan, sicuramente uno dei migliori attaccanti di questo torneo. Il suo gol contro la Juventus e poi la tripletta contro il River Plate lo hanno portato a quota 4 gol in questo torneo. A 5 c'è Mursillo Fernandez. Attenzione subito però all'inserimento di Ayala, che ieri è stato decisivo contro la Juventus nel bellissimo gol dell'1-1. Adesso è Cruezziu che tocca il pallone per Amirzade. Ancora Cruezziu, cerca il suo capitano Amirzade, dietro per numero 14 Novoselski. Ancora Amirzade dalla distanza e il gol è molto bello, il gol del vantaggio del Lugano col suo capitano e il secondo gol in questo torneo per Milad Amirzade, nato il 1° gennaio del 2006, esattamente come Mursillo Fernandez, sono i più anziani di questo torneo. A Capodanno, il primo giorno del 2006, in realtà è nato Amirzade, che segna il gol dell'1-0. Un gran bel gol, non ci arriva qui il portiere del Chelsea. E non è una buona notizia questa per la Juventus, mentre al secondo minuto appunto è passato in vantaggio immediatamente il Lugano con Amirzade. E allora subito in salita la partita del Chelsea e, come dicevamo, non è sicuramente una buona notizia. Attenzione però a Bakvetila, se ne va ancora lui dopo la doppietta contro la Juventus, qui viene messo giù senza fallo però secondo l'arbitro. Attenzione dall'altra parte, Ryan rincorre questo pallone, nessun problema per il portiere Nikolaj Botoski. Allora Novoselski, il pallone per il numero 2 Davud. Ora il tentativo dentro l'area di rigore dove libera non senza difficoltà il numero 3 Tabo. Cruezziu, Novoselski lascia passare per Bakvetila, poi Amirzade. Qui è Salvatore che però si fa sottrarre il pallone. Allora attenzione a Ryan contro Amirzade, la frenata, il gioco di gambe, ancora Ryan, tiene palla numero 7, cerca sul secondo palo il tentativo per Ayala che va qui con il destro al volo, non era assolutamente facile trovare la coordinazione giusta per colpire. E allora Mirzade per il numero 2 si propone Davud, ancora Mirzade l'autore del gol. Novoselski rientra sul pallone, lo cede nuovamente a Davud. Ora Cruezziu, gioca meglio il Lugano in questi primi minuti. Attenzione al movimento da parte di Gioele Salvatore che poi viene fermato dal numero 3 Kuao da Tabo. Novoselski, pallone a lato per Salvatore, dietro per Cruezziu che si gira bene su Tabo, poi Amirzade l'autore del vantaggio. Pallone per Salvatore, se ne va molto bene Alexander Rice, palla dentro, attenzione Novoselski, fermato però da Tabo. Ricomincia allora il Chelsea con il pallone buono per Ryan, gioco di gambe ancora il numero 7, uno dei migliori dei suoi. Però è perfetto l'intervento di Davud che poi non riesce però nell'imbucata verso Salvatore. E allora George recupera, grande assist man Alexander Rice, vede, serve Ayala che prova ad andare in velocità su Novoselski che ha capito tutto, subisce anche la trattenuta netta da parte di Ayala. E allora Cruezziu per Amirzade, Davud, Novoselski si libera bene del pressing di George, Amirzade dietro per Cruezziu.
Il pallone largo, l'anticipo è di Alexander Rice. Poi però ancora Lugano con il pallone dentro per Joele Salvatore. L'ultimo tocco è di Pop, The Young Pop, come l'abbiamo soprannominato finora, il biondissimo Pop, Jacob William Pop. Adesso è Novoselski che prova a liberarsi, alla fine viene chiuso dai giocatori del Chelsea. Attenzione alla velocità di Ryan che prova a partire, ma Mirzadeh è perfetto in fase difensiva, lo è anche in fase offensiva, visto che è l'autore del gol del vantaggio. Veramente un giocatore molto molto forte, il numero 5 del Lugano. Ora è Botoschi che gira su Davud, prova a calciare avanti a cercare Novoselski, la sponda proprio per Amirzadeh che passa dai piedi di Cruezio. Sale il numero 15, palla al piede, rientra ma perde il contrasto con George, che allora può andare a cercare Ryan. Ancora Amirzadeh a liberare, colpo di testa ancora da parte di Alexander Rice. Tabo, Ryan non riesce ad andare via, ancora Amirzadeh, attenzione a Salvatore con Novoselski che si libera sulla destra, va in sovrapposizione, prova a servirlo Joele Salvatore. Intanto Ryan, la scivolata di Amirzadeh, non riesce ad andare via Ryan al numero 5 del Lugano. Intanto adesso Amirzadeh verso Vekila con l'intervento di Pop. Ha segnato intanto il River Plate contro la Juventus, 1-0, brutte notizie per i bianconeri. Ora è Ryan che si gira, prova a calciare da posizione decisamente defilata, non riesce a inquadrare lo specchio della porta, non era semplice per l'autore di 4 gol in questo torneo, e ovviamente ci riferiamo al numero 7, che nome completo è Anthony Kamarni Ryan. Qui Tabo va a chiudere in maniera ruvida, anche lui con una piccola cresta pronunciata, non alta come quella di Ryan, il piccolo con la maglia numero 3. Sempre 1-0 Lugano con il gol di Amirzadeh. Eccolo qua il capitano del Lugano che tiene palla, allarga a sinistra dove può salire Davud. Pallone per Battechila, attenzione, area di rigore, viene fermato il numero 12, Bakvetila, Ruben Laia, che ha segnato come detto una doppietta contro la Juventus. Tra poco in campo anche Nikola Ilic per il Lugano, lo vediamo a bordo campo. Adesso Novoselski col pallone di ritorno, perde palla però il Lugano, attenzione alla ripartenza del Chelsea, pericolosissima adesso con Ayala che non riesce a servire Ryan, si sarebbe trovato a tu per tu con Batkowski. E adesso Cruezio si deve liberarsi dalla pressione altissima dei Blues, che oggi giocano in maglia nera, in realtà rossa quella del Lugano. Buona la chiusura di Alexander Rice, c'è George che serve in mezzo al campo, ancora Ayala non riesce a servire a sua volta Ryan, e allora attenzione a velocità da parte di Batvekila, che in realtà viene fermato un po' dal fatto che non riesce a intervenire sul pallone, un po' dall'intervento di Pop. Bakvetila comunque sempre pericolosissimo, soprattutto sulle ripartenze. Salvatore ancora per il tentativo da parte di Bakvetila con la palla che galleggia sulla linea di porta, nessuno riesce a intervenire nello spunto di Bakvetila. Dicevo, si stanno scaldando Ilic, ma anche il numero 9 Loco Rotondo, decisivo nella partita contro la Juventus nel 3-2 che l'ha decisa. Ora è George che allontana dopo la doppietta di Bakvetila, di cui abbiamo già ampiamente parlato. Buono il controllo palla da parte di Ryan che sfugge a
Novoselski lo prova a trattenere, il numero 14, Ryan resiste, tiene palla, cambia gioco molto bene sulla destra dove Ayala controlla con l'esterno, dietro per Pop. Pallone in profondità dove però c'è il solo Cruezio, prova a farsi perdonare Pop per l'errore nel lancio in profondità e c'è rimessa laterale, ma ci sarà probabilmente anche un cambio per il Lugano. Infatti è così. Dentro dunque il loco rotondo. Adesso Giorgio per Pop, la lascia lì per Ayala, un tunnel anche su Novoselski che poi allontana mentre Pop è rimasto giù, ma sembra anche parecchio dolorante. Siamo a metà circa, un pochino più della metà del primo tempo, con il Lugano avanti 1-0 grazie al gol messo a segno al secondo minuto da Milad Amirzade. No, ma lì credo sia entrato il medico del Chelsea. Il nostro in fondo di là, nell'angolo di là. Ecco Pop che è ancora a terra, allora si approfitta per gli altri giocatori per andare a rinfrescarsi un po', bere qualcosa e magari sciacquarsi un po' la testa con, cioè, un secchio pieno di ghiaccio, di acqua e di ghiaccio, proprio per permettere ai giocatori di bagnarsi la testa soprattutto e il collo. Mentre ha pareggiato la Juventus è 1-1, allora ci sono possibilità ancora per la Juve di rientrare in questo torneo. Intanto Pop, lo vedete a bordo campo, dovrà essere sostituito. E allora dentro con il numero 5 a Ciampong. Dentro anche con il numero 9 Riley Ian Kurt, assolutamente decisivo. Dopo aver pareggiato però il River è subito passato nuovamente in vantaggio. Aveva durato meno di un minuto il pareggio della Juve. E allora direi che possiamo anche aspettare un po' per fare i calcoli prima di fare solo una grande confusione. E allora si riprende intanto a giocare, sono trascorsi circa 3 minuti di sosta, 2 minuti e mezzo sicuro. Alexander Rice dentro, attenzione, Kurt col destro, la parata e poi sotto porta non ci arriva Ryan, anzi va a commettere anche fallo e subito protagonista Riley Ian Kurt, che è stato decisivo nelle vittorie del Chelsea contro il River e contro la Juve con 2 gol importantissimi. Amirzade. Ancora il tentativo da parte del Lugano con il destro. Salvatore ha provato a colpire con il destro, ora Kriezu. È arrivato un altro gol del River che è avanti adesso 3-1 sulla Juventus. Si complica non poco il torneo per i bianconeri. E allora in questo momento, per una questione di differenza reti,
il River Plate sarebbe primo in classifica. In ogni caso siamo soltanto nel primo tempo, mancano circa meno di 5 minuti alla fine. E questo tentativo dalla distanza di Amirzade che non inquadra la porta, allora dentro anche Harrison Alexander, Murray Campbell, che ancora non abbiamo ben capito quale sia il cognome e quale il nome, ma insomma ha quattro nomi, lo chiameremo con tutti e quattro. Mentre è uscito George, pallone sulla sinistra per Bakvetila che prova a portarselo in avanti, fermato da Kurt. Lugano che riconquista il pallone, però sta giocando in maniera molto ordinata il Lugano. Attenzione, il tentativo ancora di Joele Salvatore viene bloccato però al momento della conclusione. Allora Krieziu ancora verso Joele Salvatore che protegge bene, torna sul numero 15, 1-2 con Novoselski. Ancora Krieziu dentro per il loco rotondo che cerca proprio Salvatore, poi la bella giocata da parte di Amirzade, sicuramente un giocatore di cui potremmo sentire parlare, Amirzade che si sta distinguendo nel Lugano. Il pallone largo per Bakvetila che cerca un taglio in mezzo all'area di rigore, poi riesce a liberare il Chelsea, allora si fionda su questo pallone il solito Ryan, ma è il solito Amirzade a fermarlo. Ora Rice Alexander che non controlla bene, allora Novoselski riesce a far andare Bakvetila, la sterzata del 12 svizzero di origini angolane, poi Krueziu largo per loco rotondo, si torna da Amirzade, capitano del Lugano, porta palla, vede il movimento di Bakvetila che però non aggancia, poteva stringere verso il centro il giocatore in maglia numero 12 ma non trova il controllo. E allora Kurt per la rimessa con le mani, Chelsea che però non riesce ad andare vicino neanche al pareggio. E allora Krueziu, pallone recuperato però dal Chelsea, attenzione alla ripartenza di Riley Ian Kurt, c'è Ryan che vuole il pallone e non riesce a riceverlo per la buona chiusura da parte di loco rotondo. Tabo fermato, Salvatore Joel, attenzione alla partenza da parte di Bakvetila, cerca un pallone in profondità ma è perfetta la posizione da parte di Acheampong, meno perfetto invece il filtrante da parte di Alexander Rice. E allora altra chance ancora per il Lugano, ancora una volta Acheampong però dimostrato di essere uno dei migliori difensori centrali di questo torneo. Ryan trattiene Amirzade, un po' di frustrazione adesso anche per il numero 7 perché Amirzade è assolutamente insuperabile oltre ad aver segnato il gol che sta decidendo il match, davvero man of the match in questo momento il numero 5, Milad Amirzade. Joele Salvatore centralmente il pallone, ancora a manovrare il Lugano con la calma. Amirzade va in profondità, un pallone piuttosto innocuo per la difesa del Chelsea che infatti lascia scorrere mentre ancora il turno di George di rientrare in campo, lo vediamo a bordo campo. Intanto però è Harrison Alexander, Murray Campbell che va a cedere un pallone, esce Alexander Rice anche un po' claudicante. Sale Amirzade, ancora il tentativo di Krueziu, poi loco rotondo forse con un fallo, ancora loco rotondo. Con questa sconfitta il Chelsea peraltro mette a repentaglio il primo posto in classifica, perché finissero così le partite, avrebbero tre squadre a quota 6 punti, e cioè
River, Chelsea e Lugano in quest'ordine. River primo per differenza reti, secondo Chelsea per differenza reti e terzo Lugano con la Juve quarta a 0. C'è ancora tutto il secondo tempo da giocare, soprattutto per il Chelsea che è sotto 1-0, ora è scoccato adesso il 20° minuto del primo tempo. Vedremo l'arbitro se concederà del recupero, se invece manderà tutti a riposarsi per 5 minuti per poi ricominciare. Attenzione, Vetila va a calciare sopra la traversa, bella azione da parte del Lugano con il tentativo in realtà da parte di Novoselski. Ecco qui il destro del numero 14, Maxim Novoselski. Bel tentativo con la palla di poco alta sopra la traversa. Alexander Harrison va a sbattere proprio contro Novoselski, lo atterra ancora Harrison, anche lui alza la traiettoria e non di poco. Fa segno di un minuto di recupero l'arbitro, peccato che sia già passato 1:14, per cui casomai saranno 2. Novoselski, 30 secondi ancora da giocare, Cruezio, ancora Novoselski, si allunga un po' nel controllo, non riesce a portargli via palla però Ayala, anche lui con un principio di cresta, numero 11 Ayala. Novoselski allarga il gioco per Bakvetila, buono il controllo del 12, poi però col ginocchio se la trascina in rimessa laterale. Alexander Harrison, Cruezio, arriva il duplice fischio anche qui, allora avanti il Lugano 1-0, al secondo minuto il gol di Amirzade in questo primo tempo. Il River che sarebbe primo per differenza reti, a seguire Chelsea e Lugano, tutte e quattro 6 punti. Allora Lugano che prova a gestire questo possesso palla con Amirzade che vede e attende il movimento dei compagni e adesso trova dall'altra parte Ilic, gran numero del numero 10, Ilic tutto mancino, palla per Novoselski, potrebbe calciare da lì, viene fermato da Kurt che cerca un pallone in profondità dove però non può arrivare nessuno se non il portiere del Lugano, Botoschi. Ancora Botoschi, cerca il loco rotondo anticipato però da Kurt che si trascina con la suola il pallone in rimessa laterale. Loco rotondo la lascia il capitano Amirzade. Ancora loco rotondo, va via a Ryan Ilic. Amirzade ancora per il tentativo al centro, loco rotondo per Ilic, potrebbe calciare, loco rotondo da lì al problema, l'annoso problema di girarsi, allora palla per il tentativo col sinistro di Garantola che non trova però lo specchio della porta. Acheampong ricomincia per il Chelsea che vuole provare a pareggiare, per ora non ha avuto grandi occasioni il capitano Alexander Rice, dietro per Kurd. Ancora Mirzade, largo per loco rotondo, riesce a far proseguire il pallone per Garantola che va a sbattere contro due giocatori del Chelsea, il fischio è per il Lugano. Garantola non riesce a toccare al centro il pallone, allora ancora la sfida bellissima tra Ryan e Amirzade, con Amirzade che riesce a toccare all'indietro per Botoschi. Cruezio si allunga un po' nel controllo palla, alla fine loco rotondo riesce a evitare l'altro numero 9, cioè Kurt che poi lo insegue. Garantola ancora per loco rotondo, bravissimo
a credere nel recupero palla Riley Ian Kurt, che arriva nella diagonale difensiva a recuperare il pallone, poi gestito ancora da Ilic. Continua a segnare il River, tra l'altro. Loco rotondo ancora per Cruezziu. Adesso Loco Rotondo prova a far proseguire per Garantola, che ci crede ma non riesce a raggiungere il pallone. Kurt avanti a cercare Ayala, attenzione Ryan e il solito Amirzade che lo ferma con grande scioltezza e con grande eleganza. Poi il tunnel da parte di Loco Rotondo a Kurt. Lugano che merita assolutamente questo vantaggio. Kurt però, che è davvero provvidenziale anche in fase difensiva, segue sempre l'azione, segue sempre l'avversario e ancora una volta ferma tutto. Poi George per Ryan, che prova a spostarsi in tutte le zone del campo per evitare Amirzade, ma ancora una volta il numero 5 lo ferma. Pazzesca la prestazione di Amirzade, che sta decidendo il match. Adesso attenzione perché Ryan per un attimo gli sfugge, c'è però la chiusura da parte di Cruezziu in mezzo al campo. Garantola, Amirzade, apre il sbagliando Amirzade, però ci pensa Botoschi a chiudere su Ayala, che salva il risultato per il Lugano. Qui sbaglia uno dei primi palloni Amirzade, guardate Ayala col sinistro. Bellissima la parata di Botoschi, davvero bellissima. Si allunga avanzando anche con il corpo per creare volume e quindi diminuire la visibilità della porta al Chelsea. E qui ancora Botoschi salva il Lugano dopo il colpo di testa di Kurt sotto porta. Davvero molto molto bravo. Nel frattempo il vento sta condizionando. Sicuramente la traiettoria del pallone, attenzione ancora Ryan, palla dentro e non ci arriva nessuno per il tap-in. La tocca ancora con la punta delle dita Botoschi, assolutamente protagonista in questo secondo tempo. Ora il Chelsea stringe, spinge e prova a pareggiare con Novoselski, che perde però il contatto con il pallone. E allora punizione per i Blues, ecco qui l'occasione precedente con Ryan e guardate come riesce a deviarla Botoschi. Palla dentro ancora di testa, il tentativo di George, sulla linea si salva il Lugano ancora una volta, sarà calcio d'angolo per il Chelsea. Ayala per Ryan, colpo di testa direttamente tra le braccia di Botoschi, che compie una delle più facili parate di questa sua partita di oggi. Ancora un tentativo da parte del Chelsea. Ryan prova a allargare il gioco. Rincorre il pallone Kurt, su di lui Garantola, Kurt cerca un numero, in qualche modo vince un rimpallo. Ancora Kurt, aiutato solo per un attimo però da Ryan. Loco Rotondo può ripartire, creare scompiglio nella difesa del Chelsea, ma c'è un ottimo Acheampong, anche lui si è contraddistinto da difensore centrale. Alexander Rice va via di slancio a Ilic. Il pallone in profondità, Ryan anticipato, indovinate da chi? Amirzade. Loco Rotondo, Garantola, con la calma il Lugano.
C'è Novoselski che chiede palla, eccolo servito, va col destro Novoselski, altro tentativo dalla distanza, pallone fuori ma di poco, perde un parastinco Garantola, glielo riportano dalla panchina, tutto a posto per il numero 11, e questo invece la riproposizione del tiro dalla distanza ancora di Nestorowski, che ci aveva provato anche nel finale di primo tempo. In entrambi i casi pallone leggermente alto, vedremo se al terzo tentativo Novoselski sarà più fortunato e più preciso. Ancora lui, tocco per Locco Rotondo, la sponda per Garantola, esce bene a Ciampong, Ryan con un gioco di gambe ma davanti a un muro, quello di Amirzade, riesce in qualche modo a tenere il possesso, poi pallone che finisce sulla schiena addirittura di Kurt, Garantola con un tunnel a Ciampong, è proprio Kurt a recuperare all'indietro per il quasi omonimo portiere Kurt invece, che cede il pallone a Alexander Rice. Ayala in qualche modo fa carambolare contro Fodor e si guadagna quantomeno una rimessa laterale, pronto a bordo campo Bakvetila a entrare per il Lugano, vedremo se c'era ancora spazio per lui. Kurd non riesce nell'anticipo, Locco Rotondo che rimane anche giù, dice l'arbitro che si può proseguire, largo a destra, è libero Ryan, Kurd tiene palla e va col destro, un gol bellissimo, ancora decisivo Riley Ian Kurd che segna al nono minuto di questo secondo tempo, e adesso le cose cambiano perché il Chelsea va in vetta al gruppo C grazie al solito Kurt, sempre più decisivo, è stato decisivo contro il River Plate nel gol vittoria, è stato decisivo nel gol che ha portato di nuovo in vantaggio il Chelsea contro la Juventus nella partita poi terminata 3-1, il gol del 2-1 però è stato di Kurt, decisivo anche quest'oggi contro il Lugano, guardate il gol di precisione, quasi da calcetto, gol di punta da parte di Kurd per anticipare l'intervento del difensore, è un gol che vale l'1-1 e vale il primato nel gruppo C per il Chelsea, che a questo punto andrebbe a quota 7, e dal River che sta stravincendo contro la Juventus non può essere più recuperato, River che a questo punto sarebbe secondo, Lugano che potrebbe però passare contro come miglior terza e dovrebbero non esserci problemi per il passaggio come seconda miglior terza, cioè tra le due migliori terze diciamo, per il Lugano a quota 4 punti in questo momento. Un po' di time out per il caldo che ormai sta aumentando in queste giornate, in queste ore, 11 e 38 minuti. Ovviamente rispetto alle 9 del mattino fa decisamente più caldo, anche se si è alzato un vento anche abbastanza forte che in qualche modo è vero che condiziona la traiettoria del pallone, ma forse aiuta un po' anche la sopportazione climatica da parte di noi che commentiamo, degli spettatori che guardano, ma anche dei giocatori in campo. Allora ha provato a difendere con i denti il risultato, attenzione il Lugano, però c'è Ryan Botoschi ancora una volta con la parata okeistica, con i piedi riesce a evitare il gol del 2-1 da parte di Ryan. Dicevamo che il Lugano aveva provato a difendere in tutti i modi il gol di vantaggio, cioè era riuscito anche grazie all'ottima prestazione di Amirzade come al solito, ma anche di Botoschi, il portiere molto interessante, molto promettente. Attenzione adesso Garantola col sinistro, palla dentro e poi dalla distanza ci prova Novoselski, Kurt ancora una volta anche lui decisivo, salva il Chelsea dal 2-1 del Lugano. Botoschi prova a cambiare gioco, sbaglia, sarà allora rimessa laterale per Alexander Harrison. Adesso il pallone per Ryan che si accentra, Ryan con il destro, Botoschi chiude bene il suo angolo.
ancora Lugano che prova a gestire un possesso palla, rallenta un po' la squadra svizzera, anche perché il pareggio potrebbe andar bene. Il lancio in profondità per Garantola, attenzione Garantola, non riesce a concludere con forza. Un pallone che arrivava da dietro, bellissimo il movimento, però alle spalle della difesa del Chelsea da parte del numero 11 Garantola. Ora Mirzade prova a proteggere l'uscita del pallone, Kurt infatti non ci arriva. Bel lancio ancora da parte del capitano Mirzade per il movimento perfetto di Garantola, che sorprende alle spalle tutta la difesa dei Blues, ma poi non riesce a calciare con potenza. Pallone centrale, facile preda di Kurt. Mirzade cede largo a Loco Rotondo, con calma il 9, poi ancora Mirzade, guarda la porta, pensa per un attimo alla conclusione della distanza, poi sceglie invece per un tocco più saggio verso Cruezio. Ancora Mirzade, si allarga sulla destra Novoselski, nuovamente Cruezio. Novoselski ancora per Cruezio, lo scarico per il 15 che va via a Ryan, poi palla dentro, attenzione, bella azione con il tentativo di Fodor che viene bloccato e deviato in calcio d'angolo. Ancora 6 minuti di gioco, Fodor dalla bandierina. Dentro anche Amirzade, che vuole palla sulla testa, così come Novoselski e il piccolo Garantola. Fodor, palla corta per Garantola, che lascia passare, ma Alexander Harrison aveva capito tutto, fa andare George dall'altra parte, attenzione a Ryan, servito dal sinistro non perfetto questa volta di George, che invece ha assistito alla perfezione a Yala nel gol contro la Juventus. Questa volta non è preciso nel suo cambio di gioco, Garantola lascia scorrere, ma qui forse era meglio controllare. Un pallone che sfila in rimessa laterale in favore dei Blues. Controlla Ryan, Mirzade su di lui, Novoselski apre per Fodor, ancora Novoselski colpito però da George, e allora il calcio di punizione in favore del Lugano. E allora attenzione al calcio di punizione per il Lugano, con il tiratore, lo specialista Mirzade, autore del gol del vantaggio. Vedremo se riuscirà a impensierire Kurd. Va Mirzade, potente ma alto. E allora ancora possibilità, questi 4 minuti ancora da giocare per il Chelsea. Ora un buon recupero da parte del Lugano con Loco Rotondo. Mirzade, finta di corpo su Ryan. Cambio gioco per Cruezio, che viene pressato alto ma si libera benissimo del pallone. La sponda di Loco Rotondo per Novoselski, viene incontro Fodor, attenzione a Garantola che se ne va. Ancora alle spalle della difesa, brutto il filtrante da parte di Fodor, che forse voleva il movimento di Loco Rotondo, poi chiede scusa al compagno, non si sono capiti i due. Acheampong torna sui piedi del capitano Alexander Rice, dietro per Kurd. Acheampong, presta alto il Lugano che vuole provare a vincere questa partita, per passare come seconda sicuramente. Anzi no, in realtà sarebbe comunque terza, però avrebbe un punteggio migliore ovviamente. Alexander Harrison, parte lui, palla al piede. Si ferma e torna da Alexander Rice.
ancora a Champong, adesso fa con calma il Chelsea. Alexander Harrison, a cui va benissimo il pareggio. George, Alexander Reis. Buono il pallone largo per Thabaut. Ryan cerca la deviazione, ancora a disturbarlo c'era Mirzadeh, non riesce a concludere in maniera pulita il numero 7, Anthony Kamarni Ryan. Ancora 1 minuto e 40 secondi da giocare, più eventuale recupero. Lugano che ci prova con Amirzadeh, sta per entrare anche Bakvetila per questi ultimi minuti. Amirzadeh cambia gioco sulla destra, pallone un po' troppo lungo per Loco Rotondo, lo sentite il vento che si è alzato mentre entra Kurt al posto di George, che non è contento della sua prestazione. A Champong, largo Alexander Harrison. Joele Salvatore che è rientrato in campo, prova a dar fastidio al numero 2 del Chelsea. Poi Amirzadeh di testa, ancora un tentativo in profondità verso Ryan, deve uscire Botoschi senza problemi, subito per Amirzadeh. Non perde tempo il Lugano, largo Fodor, Amirzadeh lo serve adesso. Fodor prova ad andare via ad Alexander Harrison e ci riesce. Ancora Fodor, l'ultimo tocco è suo secondo l'arbitro, e allora sarà rimessa dal fondo per i Blues. Sale Alexander Reis dentro per Thabaut, che perde però il contatto con il pallone. Allora ricomincia il Lugano con Salvatore, fermato da Alexander Reis, si lotta, e ancora Salvatore, però questa volta viene colpito a una caviglia. Allora calcio di punizione. Salvatore batte velocemente verso Cruezio, che allarga il gioco, dove Fodor si deve impegnare per tenere vivo il possesso del Lugano. Prova con un tacco, il pallone adesso è per Reis, che però non riesce a mettere al centro, c'è una deviazione. E allora calcio d'angolo per il Chelsea, quando è scaduto il tempo regolamentare. Ci sarà qualcosa da recuperare, anche perché il gioco si è fermato. È finita invece la partita tra River e Juventus. ...5-1 per il River Plate sulla Juve, che finisce dunque a 0 punti questo suo torneo. Vito l'incontro tra Juventus e River Plate, il punteggio è 5-1 per il River Plate. 0 punti dunque per la Juve, 6 per il River Plate, che ha battuto il Lugano e la Juve appunto. Attenzione a Novoselski, prova ad andare lui, alla fine Thabaut a fermarlo, poi Kurd chiama palla e la fa sua. Mi danno una correzione, è 5-1, mi credo, 6-1 il punteggio finale. Finisce anche qui allora 1-1 tra Lugano e Chelsea. Il Chelsea è primo in classifica, quota 7 punti nel gruppo C, passa come secondo il River Plate a 6.